E come ha fatto a passare dalla difesa all'attacco? Cioè, come ha fatto a convincere Stalin che controllava tutto dall'alto? Intanto bisognava smettere di lasciare decidere ai nazisti dove dovevano scontrarsi e quando. Zhukov sa che per vincere deve prendere lui l'iniziativa, stabilire lui i tempi e i luoghi. Così prende a inventarsi delle manovre di accerchiamento. Sembrava impossibile, ma alla fine ha funzionato. Intanto Hitler, quando seppe che le sue truppe non avanzavano come dovevano, mandò altri tre corpi d'armata. La 17ª e la 9ª di fanteria. Più la 4ª armata corazzata, Zhukov di fronte a un tale dispiegamento di forze fu costretto a indietreggiare, ma l'accerchiamento continuava lentamente, metodicamente, e i nazisti non avanzavano che 2 km al giorno. In un mese erano riusciti a conquistare solo 60 km. Intanto si avvicinava l'inverno, come si legge nei libri di storia, a proposito di Napoleone, pensa che Hitler se ne rendesse conto. Sì, certo, sapeva benissimo che la Russia in autunno comincia a diventare insidiosa. Napoleone Doset. E si mise a spingere, ma le cose non andavano né avanti né indietro. Gli abitanti di Stalingrado capirono che lì si giocava il tutto per tutto, del futuro, della guerra, e si impegnarono fino allo spasmo. Ragazzi, vecchi, donne, tutti si misero a disposizione per aiutare i soldati impegnati contro i tedeschi. Entrando a far parte della 62ª e della 64ª armata, aiutando all'esterno come portatori postini. Raccontano che sono stati più di 60.000 civili, anche ultra cinquantenni ragazzi di 14 e 13 anni, a prendere le armi per difendere la città. Questa gente non ha capito che siamo tutti sulla stessa barca. Vabbè. Diciamo stare che male. Intanto però la gente continuava a morire. Moltissimi tedeschi, e non se l'aspettavano. Abituati come erano a vincere, sotto Stalingrado i morti i nazisti sono stati 24.000 e hanno perso pure 500 carri armati. Finalmente arriva l'inverno. Il 17 novembre del 42, dicono le cronache, cominciò a nevicare, le cose diventarono difficili davvero per le armate tedesche. Dovevano fronteggiare una città, scusate, in armi che reagiva da tutte le parti. I cecchini sparavano dai tetti, dalle finestre. Le bombe a mano facevano saltare i carri armati. Quella che cedette per prima fu l'armata rumena, Kleptskaya. E questo permise a Zhukov di chiudere il cerchio prendendo i tedeschi in una morsa, il generale von Paulus, che aveva tanto supplicato Hitler di farlo allontanare da quel pantano per guadagnare tempo e riorganizzarsi, e aveva avuto come risposta: un soldato tedesco lì dove mette il piede rimane, non sapeva che fare. Non poteva disobbedire a Hitler. Avrebbe potuto, ma era troppo abituato a ubbidire. Era un uomo d'onore, aveva dato la sua parola, insomma, una serie di considerazioni che lo resero in armi di fronte all'armata rossa, che lo prese in un laccio stringendosi alle spalle e ai fianchi. Fu ucciso. L'8 gennaio del 43 il comando russo propose ai tedeschi accerchiati e senza più rifornimenti di capitolare con onore, il che voleva dire lasciare loro le uniformi addosso, rispettare il codice di guerra, trattare con riguardo scusate, i prigionieri. Soldati e ufficiali, concessero 2 giorni per decidere. Von Paulus comunicò le condizioni a Hitler, il quale, secondo il suo stile, orgoglioso e stupido, rispose di no, facendola pagare carissima ai suoi soldati, prima di tutto ai suoi ufficiali. Dovevano vincere o morire, secondo la sua logica aberrante, quando si poteva già che vincere. Non si sarebbe potuto, e quindi. Scusate. Quando si sapeva già che vincere non si sarebbe potuto.
E quindi si trattava di mandare tutti al macello. Morirono tutti. Il 10 gennaio l'artiglieria e l'aviazione sovietica cominciarono a bombardare l'armatissimo esercito hitleriano, giorno e notte, giorno e notte, senza sosta, mentre i carri armati avanzavano.